A Palermo, a Palazzo Aiutami Cristo, la Soprintendenza dei Beni Culturali ha curato una delle più suggestive e affascinanti creazioni del Settecento artistico siciliano. Chiediamo a Gaetano Bongiovanni, uno dei curatori della mostra, di raccontarci qualcosa su questo fantastico presepe di Vito Danna. Il presepe si colloca negli anni conclusivi dell'attività del pittore, negli anni 60 del Settecento. Danna muore nel 1760. Chi era Vito Danna? Vito Danna è un grandissimo pittore palermitano degli anni centrali del XVIII secolo, che per circa 25 anni monopolizzerà la situazione della pittura palermitana e siciliana in maniera egregia. Il presepe è un pezzo davvero unico. La fonte più antica che indica il nome di Vito Danna come autore è il padre Fedele da San Biagio, pittore cappuccino e anche teorico, autore di un libro edito a Palermo nel 1788 intitolato Dialoghi familiari sopra la pittura. In questo libro padre Fedele ricorda che Vito Danna eseguì due presepi che donò alla sua morte ai padri filippini dell'Olivella. Perché un presepe di cartone? Guardi, il Danna era un grandissimo pittore. Quando si deve organizzare una composizione presepiale con tante figure, angeli, architetture, scenografie, animali, personaggi del corteggio regale dei Re Magi e così via, ovviamente lui mette a frutto anche la sua esperienza di pittore monumentale, pittore di affreschi, pittore di grandi pale d'altare. La grande novità di questo presepe è che in Italia, nell'Italia centrale, nell'Italia meridionale, nel Settecento, non esistevano presepi di carta, presepi dipinti. Tra l'altro Vito Danna aveva lavorato per i padri filippini decorando la villa filippina, che era la villa suburbana che i filippini avevano. Parliamo della tecnica che Vito Danna utilizzò per la realizzazione di questo presepe e anche se fu lui stesso a progettarne il montaggio. La tecnica è sicuramente una tecnica difficile, e semplice apparentemente, ma anche difficile, perché se il pittore non è estremamente bravo, la tempera, il colore sbava, per cui ecco, mentre con la pittura ad olio, adesso la pittura ad acrilico, si può intervenire, si può correggere, se ci sono delle grosse sbavature il pittore deve tagliare il cartoncino e iniziare da capo. Il presepe di Vito Danna appartiene a un privato, però è sottoposto a vincolo della Soprintendenza dei Beni Culturali. Qual è l'importanza del vincolo per quanto riguarda il patrimonio culturale italiano in questo caso? E adesso, dopo il codice dei beni culturali, il cosiddetto codice Urbani, il vincolo si chiama dichiarazione di interesse culturale. Il bene rimane di proprietà privata con talune prescrizioni. L'opera non può essere restaurata, spostata, dalla sovrintendenza periodicamente deve constatare lo stato di conservazione. Se lo stato di conservazione non è buono, perché l'opera è inserita in un ambiente umido e così via, si può fare anche un sequestro preventivo. L'opera è considerata importante per la ricostruzione della storia artistica dello Stato italiano. Qual è l'obbligo che ha il privato rispetto appunto a una sua proprietà considerata bene culturale? È l'obbligo di tenere bene purtroppo non c'è l'obbligo della fruizione, ma deve essere conservata, deve essere ben tenuta. L'idea di esporre questo presepe nasce da un lavoro ordinario della Soprintendenza di Palermo. Viene proposta alla famiglia di presentare al pubblico questo presepe, che è notificato come collezione. Come collezione l'opera non può essere assolutamente smembrata.